Ultimo minuto. Live music. Buonasera a tutti da Patrick Poini. Questa sera sul palco virtuale di Live Music gli April Fools, band partenopea, il loro primo lavoro, ma da tenere d'occhio. Nostro ospite è il cantante Gabriele Aprile. Ciao Gabriele. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Versilia. Allora, giovani, allegri e con tanta voglia di suonare, come nascono gli April Fools? Guarda, gli April Fools nascono un po' per gioco, un po' seriamente, da cui deriva anche il nome un po' che ci contraddistingue, questo del April Fools, che sarebbe poi il primo d'aprile. E nasce un po' dall'intenzione di unire diverse esperienze musicali, sempre all'insegna del... appunto della libertà artistica, del gioco, ma anche con l'intento di comunicare qualcosa, e noi veniamo un po' da esperienze diverse, sia musicali sia di vita. Musicali posso citare il funk, il soul, l'R&B oltreoceano. Un progetto che Gabriele sta dando i propri frutti, quando avete capito che stavate prendendo la via giusta? Guarda, è un percorso che dura da talmente tanti anni che insomma la via giusta ci è apparsa sempre quella della creatività e della libertà, per cui non abbiamo mai sentito, sai, magari il peso di creare qualcosa che potesse essere commercialmente appetibile, sebbene poi questa esigenza è venuta dopo, però in primo luogo c'è stata sempre la voglia di fare buona musica insieme. E parliamo anche un po' dell'album e delle sue attitudini sonore, come lo recensiresti? Il mio disco? Sì. Lo recensirei come un, diciamo, un contenitore di tanti colori diversi, ecco, da quelli magari più allegri ad altri un po' più cupi, riflessivi, ma comunque un arcobaleno di colori, va, lo recensirei così. E per quanto riguarda invece l'aspetto live, noi ci concentriamo molto su questo aspetto. Come sono gli April Fools dal vivo? Gli April Fools dal vivo direi che spaccano proprio, nel senso che magari certi vincoli dettati da quelli che sono poi quella che è poi una produzione in studio, vengono sempre valicati poi dal vivo. Dal vivo veramente ci apriamo, ci divertiamo, e la confusione magari di generi o la commistione esce ancora più fuori. Diciamo, siamo molto, molto vivaci dal vivo. Ok, allora quando passate dalla Toscana chiamate Radio Versilia, che inviteremo un po' tutti. Ma più che volentieri, assolutamente, grazie. Prego Gabriele, adesso io ti saluterei proprio con la vostra musica, quindi per i nostri ascoltatori semplicemente April Fools. Ciao Gabriele. Ciao, grazie. Capisco che ormai questo è un tempo diverso, pochi anni passati e già sembra un millennio. Avrei detto ciao, sei più bella col sole, invece oramai tutto è già in condivisione. Quindi già sai, tutto di me sai, quante cose già sai.
sei, dimmi quello che vuoi tu, ma dimmelo tu. Leggo la tua pagina, leggo la tua lettera, tutto quello che non vuoi è che legga gli occhi tu. Eccoci allo spazio delle news, una settimana questa trascorsa molto ricca di eventi legati al mondo della musica, alla scomparsa tragica di Whitney Houston, deceduta come spesso accade in circostanze che sono ancora poco chiare. Poi la 54esima edizione dei Grammy Awards, dove è stata ampiamente ricordata, mattatori Adele con 6 statuine e i Foo Fighters con 5, e poi il Festival di Sanremo, ma ne parleremo magari a mente fredda. E poi altre notizie ci vengono da Lady Gaga, perché l'era Born This Way si è definitivamente conclusa, non ci sarà più nessun altro singolo da lanciare, così la Interscope sul secondo album di Lady Gaga, 5 i singoli usciti per il lavoro di Miss Germanotta datato 2011. A proposito di singoli, torniamo in Italia perché in questi giorni c'è in rotazione Colpevole, quello nuovo di Marco Masini, da niente di importante, e presto avremo di nuovo il Maso a Live Music per parlarne. La citazione: eravamo giovani, belli e stupidi, ora siamo soltanto stupidi. Un evidentemente ironico Mick Jagger nel 2010. Date da segnare sul calendario: giovedì 23, l'ultima rivelazione dell'indie nostrano Maria Antonietta sarà al Magnolia di Segrate Milano. Venerdì 24 i mitici Diaframma invece saranno qui vicino al Tago Mago di Massa. Sabato 25 i Casebian al Gran Teatro Geox di Padova, anche questo un appuntamento imperdibile. Adesso un paio di concerti che ci hanno segnalato gli amici di toscanamusica.it. Sabato 25 allo Swamp Club di Massa gli amanti del death metal potranno vedersi tre band storiche, gli americani Malevolent Creation e Vital Remains e i brasiliani Crisium. Stesso giorno la storica marching band dei Funk Off, supportata dai Sex FM, al Music Park di Pisa. Dunque, dati gli appuntamenti, non ci rimane altro che darvi i contatti: diretta@radioversilia.com l'email, 346 8600 005 se volete comunicare con Live Music via SMS, 0584 946 810 invece se volete farlo in maniera più classica al telefono, e per gli amanti di Facebook c'è il profilo Live Music tutto attaccato, Radio Versilia tutto attaccato. Abbiamo detto tutto, come sempre la cosa più importante in chiusura: live è vita. Ultimo minuto. Live Music.